Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono DualTube Channel e oggi, ancora una volta, per voi, sempre per voi, solo per voi, ritirerò fuori dal mio ipotetico cilindro magico, ancora una volta, l'argomento del formato con cui iniziare. Siccome molti di voi continuano a scrivermi su Facebook, nei commenti, nel video e tutto quanto, domande su come fare per iniziare a giocare, io mi ripeto più che volentieri, pubblicando un altro video, questa volta ancora più specifico e fornito di informazioni e consigli vari ed eventuali rispetto ai due precedenti. Nei due video precedenti ho analizzato un pochettino quelli che sono i formati, quelli che sono gli aspetti principali da prendere in analisi per decidere come, dove, quando e perché iniziare a giocare a Magic. Ok, perfetto. Questa volta ho deciso di trascinarla un po' più per le lunghe, farò vari video di Lessons on Figurines, in cui in ogni video si analizzerà un aspetto diverso, un formato diverso, un approccio diverso a quello che è il gioco. Oggi partiamo con le linee guida generali, quindi se avete già visto gli altri video mi sentirete ripetere un po' le stesse cose, a cui però aggiungerò altri dettagli interessanti. Se invece non li avete mai visti, beh, andateveli a riguardare così mi aumentate le visualizzazioni e poi tornate qui e finite di guardarmi anche questo video. Io vi aspetto. No, ho aspettato abbastanza. Ok, spero che abbiate messo in pausa il video. Boh, nel secondo video, cioè l'ultimo, dopo di quello prima di questo, avevo tirato fuori tre aspetti principali su come analizzare l'approccio alla domanda: cosa devo fare per iniziare a giocare a Magic? Dando per scontato che le regole le conosciate già, perché cioè, se dobbiamo parlare anche delle regole, non ne usciamo più. Ci sono tre aspetti fondamentali da prendere in analisi: aspirazione, location e budget. Ho deciso di iniziare a parlarvi oggi di quello che è il discorso delle aspirazioni, perché è già da un po' che volevo introdurre questo concetto e quindi ho fatto 2 più 2 e ho detto vediamo di unire insieme le due cose. Avete chiaro il concetto di marketing? Perfetto. Avete chiaro il concetto di terminologia? Ci sono tre termini specifici che probabilmente alcuni di voi conosceranno già e altri scopriranno in questo momento dalle mie dolci suavi labbra, che riassumono i grandi archetipi dei giocatori di Magic e sono dei nomi: Timmy, Spike e Johnny. A ognuno di questi tre nomi si associa una tipologia di giocatore, anzi una tipologia diversa di ideale di giocatore. Cioè c'è uno stereotipo particolare associato a questi tre nomi ed è a queste tre macro categorie che la Wizard si ispira quando deve preparare un set, quando sta creando una nuova espansione. Deve creare carte per queste tre macro categorie: Timmy, Johnny, Spike. Ovviamente possono anche esserci fusioni, può esserci un Timmy Spike, un Johnny Spike, un tutti e tre messi insieme. Le persone sono abbastanza varie di carattere, queste sono macro categorie apposta perché riassumono più o meno dei comportamenti divergenti l'uno tra l'altro, ma ci possono essere dei tratti in comune. Per semplificarvi ancora di più la cosa, ho cercato di riassumere il più brevemente possibile quello che è il concetto appunto di questi tre giocatori e di associarci una carta a questo concetto che non ha nulla a che fare con il giocatore, ma che secondo me rende molto l'idea di quella che è l'ideale rappresentativo di questi tre nomi. Ok, Timmy Power Player. Non è questa la carta di cui vi parlavo prima, queste sono le carte che vengono inserite nei set scherzo, un Inged, un Glued, un Stable e sono la personificazione un pochettino di come la Wizard si immagina questi giocatori. Power player, il giocatore di potenza. Una carta rappresentativa di un Timmy player è Dragonlord Atarca.
grande, grossa, cattiva, entra in gioco e i danni iniziano a piovere come se io fossi Noè, fossi dentro il diluvio, proprio. Ok. A Timmy piacciono i mucconi, gli piace vincere bittando in maniera abbondante e soprattutto ignorante con un sacco di cose. E in realtà, se proprio vogliamo dirla tutta, non gli piace vincere, gli piace andare giù di mucconi. Il suo formato preferito, comunque rappresentativo, è il Commander for Fun, in cui si può divertire a calare 12-12 a costo 36 quante volte vuole, e in cui può attaccare con 17 manzi, 41-41, travolgere, hexproof e evanescenza, tutti nello stesso turno. Ok. La seconda categoria è Spike, Tournament Player. La sua carta rappresentativa è Tarmogoyf. Ho scelto il Tarmogoyf per un semplice motivo. A Spike interessa vincere. Ok, non importa come, non importa con cosa. Se il suo mazzo, se il mazzo vincente del momento fosse il mazzo Melme, lui lo giocherebbe. E non a caso ho scelto Tarmogoyf, perché oltre ad essere una carta forte, con un grande impatto sul gioco, è una melma. Ma Spike se ne sbatte il cazzo, perché Tarmogoyf fa vincere. Quindi si gioca Tarmogoyf. Terza e ultima categoria è quella del Johnny Combo Player, che è la categoria in cui io mi rispecchio maggiormente. So cosa state pensando. Fai le combo, ti piace vincere, facile, punci punci po 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 po. No. Il concetto di combo è un concetto un po' più largo. Infatti la carta rappresentativa che ho scelto per Johnny Combo Player è il Mogis Marauder, che di combo in realtà ne fa tipo mezza, e devi anche costruirci un board intorno per fargli funzionare questa combo. Ed è esattamente quello che è il concetto base del Johnny Player. A Johnny Player interessa vincere, ma non gli interessa il mazzo del momento, il top tier. Lui si sceglie una combo, tra virgolette, intesa come combinazione di due o più carte che non necessariamente ti fa vincere la partita, ma che fa qualcosa, ci monta un mazzo attorno, fa un sacco di partite, capisce dove questa combo, tra virgolette, è forte, dove è debole, cosa fare per migliorarla dove è debole, cosa fare per renderla ancora più letale quando già è letale. Va matto per gli archetipi, i tribali, l'interazione tra le varie carte. I suoi formati principali sono Standard e Modern, dove si può tirare fuori sempre roba nuova con cui costruire, provare, sperimentare e mettersi alla prova. Ok? Tenete conto di queste parole. Mettersi alla prova, vincere a tutti i costi, divertirsi. Ok? Aspirazioni. Quali sono le vostre aspirazioni? Secondo coso, budget. Beh, se vi ricordate quello che dissi nell'altro video, potete skippare questa parte perché la ripeterò un'altra volta. Il concetto di budget è sempre quello. Quanti soldi avete in tasca? Tanti? Pochi? Perché può un pochettino andare a influire questa cosa su il tipo di giocatore che volete essere. Premesso che col proseguire di questi video vi insegnerò un po' meglio come gestire il vostro budget e vi spiegherò alcuni trucchi per massimizzare al meglio le spese o comunque gli investimenti che deciderete di fare nei vari formati o nei vari giocatori intesi come voi stessi, in questo momento mi limito semplicemente a dirvi questo. Il budget impatta moltissimo su il tipo di giocatore che volete essere. Vi faccio un esempio. Io come Johnny Player voglio giocare il più possibile, voglio fare più tornei competitivi possibili,
ci sono i PPTQ in giro per la mia provincia barra regione, ci voglio andare. Ok, questo però comporta un costo che può non essere alto o troppo alto la maggior parte delle volte, ma se ci si aggiunge che lo si vuole fare spesso, magari da solo, magari con un mazzo che ha bisogno di essere continuamente aggiornato per essere competitivo. Ecco. Aspirazioni, budget. Ultima cosa, e anche questa, il discorso della location me lo sentirete un po' ripetere dall'altro video perché il concetto di base è sempre quello. Dove vivete? O meglio, nelle vostre zone ci sono fumetterie? Vi ritrovate in patronato a giocare a figurine? Devi fare 45 minuti di strada per andare a fare un torneo di standard in cui se siete in 8 devi ringraziare Dio, Allah, Buddha, Erebos, Azoret e Nicol Bolas in persona? Tenete anche conto di questi dettagli perché in quel caso, qualora le vostre aspirazioni siano quelle di competere, dovete trovare un metodo alternativo per allenarvi. Sono cresciuto con Dragon Ball, quindi il termine allenare è quello che secondo me rende meglio il concetto che voglio esprimere. Ok, sono riuscito ad allungare tantissimo questi tre semplici concetti, ma ricordate, capite se siete dei Timmy, Johnny o Spike, o fusioni tra essi. Fatevi i conti in tasca perché, beh, è inutile girarci intorno. Qualcosa ci sarà da spendere. Dove vivete? In cima a una montagna o nella più grande città d'Italia? Può influire anche questo. Mentre voi vi fate mente locale e vi capite, beh, fatemelo sapere nei commenti del video che magari qualche dettaglio in più ve lo posso aggiungere lì. Vi dico solo questo, nel prossimo video inizieremo a prendere in considerazione quelli che sono gli approcci da seguire per quanto riguarda i formati competitivi. Perché, cioè, se avete solo voglia di divertirvi, in realtà il consiglio è molto semplice, divertitevi. Montate quello che vi serve senza regole e distinzioni. Più amici avete per giocare così alla cazzo e divertirvi, più vi divertirete. E per quanto vi riguarda, se volete seguire questa filosofia, il video si può anche concludere qui. Se invece volete seguire anche le altre filosofie, in ogni caso il video si conclude qui, ma continuerà per voi in altri video. Ci vediamo!